lo sai, un giorno scoprirai un mondo che è senza paura. Guarda un po' laggiù, dopo il fiume blu, tra il verde di quella radura. Laggiù c'è un mondo di serenità, laggiù risplende la fraternità. È grande la solidarietà e per tutti c'è un'opportunità. È un mondo di pace e di felicità. Mamma mia, che acquazzone questa sera! Nella valle dei Moomin piove a dirotto e sembra che non abbia alcuna intenzione di smettere. Sì, un vero e proprio diluvio. Mamma, puoi prestarmelo? Ma certo. Posso prendere anche questo? Va bene, ma che cosa ti serve? È un segreto. Un segreto? Sì. Il barattolo puoi tenerlo, ma il setaccio mi serve. Riportamelo. Sì. Vallata è piena di pozzanghere per la pioggia. Oh, santo cielo, guarda un po' come mi sono conciato il vestito. Ciao, Lyndon! Oh, buongiorno, Moomin. Peccato che l'acqua non sia limpida. Perché? Che cosa te ne importa? Dovevo fare importanti osservazioni. Oh, mi fa piacere che anche tu ti stia avvicinando alla botanica. Dimmi un po', ma quale specie vuoi osservare? Poco fa ho visto dei girini che vorrei catturare. Giovanotto, quella è zoologia, non c'entra niente con la botanica. Eccolo lì. Evviva, l'ho preso!
Cosa? Ma questo... Che cosa c'è? No, niente, papà. L'aria è molto fresca dopo che ha piovuto, non è vero, Mumi? Sì, papà. Prima voglio mostrarti a Wilson. Nessuno deve vederti prima di lui. Che cosa hai in mano? In mano? Io non ho niente in mano. È inutile che cerchi di nasconderlo, l'ho visto. Ed è un barattolo che mi ha dato la mamma. Bugiardo, c'è dentro qualcosa. No, è vuoto. E allora fammelo vedere. Perbacco, dovevo incontrare proprio la piccola Dada. È un drago, non mi sbagliavo. Sei un draghetto caduto dal cielo con la pioggia di stanotte. Non c'è nessun'altra spiegazione. I draghi sono scomparsi dalla faccia della terra e tu sei l'unico esemplare. Come sei carino. Non volevo spaventarti. Adesso ti tolgo il coperchio, così potrai respirare un po'. Mi piace questo nuovo ambiente. Tu sei il nuovo piccolo amico di Moomin. Perché mi hai fatto male, draghetto? Sei così piccolo e hai già tutte le caratteristiche di un vero drago. Oh, mio piccolo amico, ti terrò sempre con me, ti va? Ti lascerò dormire sul mio cuscino e poi, quando sarai grande, ti porterò al mare. Oh, che svanito! Sicuramente avrai fame, draghetto, ma non temere. Sotto il letto nascondo sempre del cibo per tutte le evenienze, non si sa mai. Ora te lo prendo. Coraggio, scegli quello che vuoi. Sei forte, draghetto. Riesci perfino a procurarti il mangiare. Moomin, il pranzo è pronto. Arrivo. Ciao, draghetto. Io vado a mangiare. Vedrai, tornerò in un baleno. E non temere. In camera mia sei al sicuro. Dov'è Sniff? Non si è fermato a pranzo con noi? È andato a caccia di lombrichi. Strano che non mangi. Vogliamo cominciare? Volevo informarvi che certa gente tiene dei segreti in un barattolo. Davvero? Oh, sì signore, un piccolo segreto che sibila. Mamma Moomin, ho trovato il tuo setaccio vicino a una pozzanghera. Ti ringrazio molto, Sniff. Moomin, ti avevo raccomandato di restituirmi quel setaccio stamane. Scusami, mamma, devo averlo dimenticato per l'emozione della scoperta che ho fatto. Bene, che vi avevo detto, certa gente ha dei segreti. Moomin, hai catturato qualcosa per caso? Ma certo, è quella cosa che è nel barattolo che ha nascosto in camera sua. Pettegola. Dada, se si tratta di un segreto, è giusto che non ce ne parli. Forse non dice niente perché il suo animaletto morde. Non far tante storie, t'ha morso, forse? Non gli conviene, lo morderei anch'io. Allora il tuo animale segreto morde la gente, Moomin? Sei tanto piccolo da stare in un barattolo, non può mordere tanto forte, papà. Certa gente sarebbe capace di tenere uno scorpione in quel barattolo, o addirittura dei pidocchi, che ribrezzo che mi fanno, oppure di nasconderci dei mille piedi velenosi che si riproducono.
alla velocità della luce fanno tanta bava. Finché un bel giorno ci sveglieremo e verremo divorati tutti da mille piedi voraci e velenosi, vero papà Mumin? Ma i mille piedi non divorano la gente. Potrebbero essere dei mille piedi che provengono dallo spazio. Caro, noi viviamo sulla Terra. Ma potrebbero essere caduti giù con la grande pioggia di ieri sera. Oh, questo è possibile. Sembrava un secondo diluvio universale. Quella pioggia aveva un che di spettrale, vero papà? In effetti si è formata una pozzanghera grande quanto un lago. Cosa c'è? Non è un mille piedi. Ancora un po' sotto il torchio e parlava. Per fortuna non si tratta di un brutto mille piedi velenoso, non lo sopporto. Sta dormendo. Sei il mio bel draghetto. Io ora esco, vado a trovare Wilson. Hai già finito di mangiare? Sì. Mamma, di a tutti di non entrare in camera mia, perché non mi sentirò responsabile delle conseguenze. Bene, per ora nessuno metterà piede in camera tua, caro. E adesso andrà da Wilson a raccontargli tutto. Prima o poi ne parlerà anche a noi. I segreti si raccontano sempre al nostro migliore amico. Ciao! Vai a pesca! Ho fatto le carte e mi hanno detto che se avessi pescato 5 tinche sarei dovuto partire per il sud. Per il sud? Ma stai scherzando? No, non scherzerei mai sulle carte. Guarda che l'inverno è ancora molto lontano, Wilson. Lo so, ma le carte hanno parlato e io non oso mai contraddirle. Sarebbe terribile, Wilson. Non puoi andartene. Mi sentirei molto solo senza di te. Se tu andassi via, ti racconterei tutti i miei segreti. Oh, senti, Wilson, dai, vieni subito a casa mia. Adesso? Sì. No, non posso, devo mettermi a pescare. Forza, non pescherai niente. Le carte mi hanno detto di pescare 5 tinche. Dai, vieni con me, è piovuto a dirotto ieri notte, non riusciresti a prendere niente. Devo mostrarti un segreto. Sì, forse hai ragione. Beh, che cos'è questo segreto? Per caso tu hai mai visto un drago, Wilson? Certamente no. I draghi si sono estinti milioni e milioni di anni fa. Non esistono più. E se ti dicessi che nascosto da qualche parte c'è ancora un drago vivo sulla Terra? È impossibile. E se ti dicessi che ne ho uno in un barattolo di vetro? Direi che stai fantasticando, Mumin. Ci crederei soltanto se lo vedessi con i miei occhi. E se lo vedessi ci crederei per forza, anche se è una cosa davvero incredibile. Ma dove è andato? La mamma mi aveva promesso di non far entrare nessuno. Draghetto? Perbacco, avevi ragione, Mumin. Eh? Draghetto! Quello è proprio un vero drago! Ma come sarà riuscito ad arrivare fino lassù? Mamma mia, potrebbe cadere! Draghetto, non ti muovere, stai fermo lì! Ci penso io a salvarlo! Abbi un po' di pazienza, metti questa coperta, così non ti farai male! Bene, e ora salta nella rete! Non avere paura, draghetto, andrà tutto bene! Ci pensa il tuo Mumino a salvarti! Questa non mi sembra un'ottima idea, Mumin. Con quel retino riuscirai solamente a spaventarlo. Adesso non lo disturbare. Deciderà da solo quando vuole scendere. Ma è così piccolo, potrebbe farsi male. Su, su, salta nella rete. Salta nella rete, su. Adesso basta, draghetto mio. Potresti sbattere da qualche parte. Oh, oh, ai, ai, ai. Fai attenzione, ti si è appoggiato sulla spalla.
È davvero una strana creatura. Adesso si addormenta. Ho la sensazione che tu gli sia simpatico. Quanto è dolce! Ma come si chiama? Io lo chiamo Draghetto. E a dire che questo essere è dolce, a me invece sembra piccolo e selvaggio. E allora somiglia a te, piccola Dada. Che cosa hai detto? Fermati! Mi sembra che gli piaccia mordere le orecchie. Guardate, l'unico a cui non le morde è Wilson, deve essergli simpatico. Mordi le orecchie anche a Wilson, hai capito, Draghetto? Santo cielo, è talmente affezionato a Wilson che gli sta perfino scaldando il caffè. È fantastico. Oh, perbacco, ragazzi miei, gli escono delle vere fiammate dalla bocca. Grazie, ora basta. Non vedo l'ora che cresca, così quando sarà grande lo metteremo in cantina e ci farà da riscaldamento centrale. Non farai niente del genere. Capito? Su, torna da Moomin, Draghetto. Grazie per il caffè, mamma Moomin. Adesso è ora di tornare alla mia tenda. Poverino, soffocherà. Si è affezionato a Wilson? Beh, tutti noi vogliamo bene a Wilson. Questo drago è proprio uno stupido. Non osare offenderlo. Non lasciare qui il tuo draghetto. Non è meglio se te lo porti su in camera tua. Lasciamolo andare. Oh, perché l'hai fatto? Non troverà più la nostra casa. Ma perché l'hai lasciato volare via? In fondo era il tuo draghetto, Moomin. Basta andare da Wilson se volete vederlo. Scommetto che lo troverete appollaiato sulla sua spalla. Sbrigatevi però, perché tra poco Wilson partirà per il sud e il drago andrà con lui. Povero figlioletto mio. Su, coraggio, draghetto, va via. Devi tornare da Moomin, mi hai sentito bene. Non puoi rimanere con me, sciò! Non metterti sul cappello, torna da Moomin, ho detto. Ascolta, tu mi sei molto simpatico e ti porterei tanto volentieri a sud con me, ma dobbiamo pensare anche a Moomin. Ha boccato! Questa è la quinta, adesso devo partire. Hai avuto fortuna? Beh, così è così, stai andando lontano. Sì, vado molto, molto lontano. Scommetto che ti verrà fame. Del pesce fresco. Grazie, come posso ricambiare? Fammi un favore. Prendilo con te e liberalo quando sarai in un posto lontano. Ne sei proprio sicuro? Sì, ti raccomando solo di liberarlo in un posto dove ci siano tantissime mosche. In un posto dove ci siano tantissime mosche? Sì. Ma si può sapere che cosa c'è qui dentro? C'è un draghetto. Un draghetto? Non è che morde per caso? A volte sì, quindi non togliere il coperchio. Aprilo solo una volta ogni tanto, così potrà prendere delle mosche.
Non temere, farò esattamente come dici. Ciao! Grazie mille e buon viaggio! Ciao! Ciao! E dov'è? E dov'è chi? Ma il draghetto, no? Immagino che sia venuto qui. No, non l'ho visto. Pensavo che fosse andato a dormire in camera tua. No, no, io l'ho lasciato libero. Chissà dove se ne sarà andato. I draghi non pensano altro che dormire e mangiare le mosche. Secondo me non lo rivedremo mai più. Hai pescato le 5 tinche? No, avevi ragione. Non si pesca bene dopo tanta pioggia. Davvero? Andrò a sud solo quest'inverno. Questo vuol dire che resti qui? Ma certamente, lo sai che sono superstizioso. Io non disobbedisco mai alle carte. Che bello, Wilson! Questa è una notizia sensazionale! Tu resterai qui, resterai qui! Ho sbagliato a pitturare di rosso il galleggiante della mia canna. Così facendo ho spaventato tutti i pesci. Su, andiamo, è ora. Sì. Quel draghetto era proprio sciocco. Tutti i cuccioli lo sono. Gli animali piccoli sono sempre capricciosi e non sanno tenere compagnia. Hai ragione. Però c'era da morire dal ridere quando è saltato addosso alla piccola Dada e le ha morso l'orecchio, ricordi? Moomin era sollevato. Wilson non sarebbe andato verso sud e sarebbe rimasto nella valle dei Moomin. E per quanto riguardava il draghetto, era dispiaciuto, certo, ma almeno non aveva perso il suo migliore amico. Laggiù c'è un mondo di serenità, laggiù.